Buonasera a tutti. Circa 2 ore fa l'Agenzia delle Entrate finalmente ha pubblicato un vademecum. Un vademecum che rappresenta in maniera schematica e precisa il complesso sistema di proroghe di versamenti differenziati in base sia alla tipologia d'imposta ma anche all'ubicazione territoriale del contribuente ed anche alla sua classe dimensionale. Come sapete tutti, il decreto legge 18/2020, il cosiddetto Cura Italia, ha previsto una serie di articoli che prevedono un sistema di rinvii. Nel particolare oggi ne analizzeremo tre e il primo che andiamo ad analizzare è l'articolo 60, che effettua un rinvio generalizzato a domani 20 marzo dei versamenti che originariamente erano previsti in scadenza per il 16 marzo. La disposizione generale fa riferimento a quel tipo di versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi anche quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed anche premi per l'assicurazione obbligatoria. I successivi due articoli di cui parliamo, sono il 61 e il 62, introducono invece una differenziazione con diverse ipotesi di proroga. Viene prima di tutto estesa la proroga riguardante determinati settori indipendentemente dalla zona geografica di ubicazione. Tale estensione riguarda prima di tutto i settori di attività. Questa previsione era già stata contenuta, come vi ricordate, all'interno della legge 9 del 2020 con riferimento a quelle che erano le prime imprese che si pensava che fossero maggiormente colpite dalla crisi del coronavirus. In particolare erano le imprese del settore turistico ricettivo, le agenzie di viaggio e turismo e anche tour operator. Oggi viene estesa questo tipo di slittamento, di misura, anche a numerosi altri settori che sono tutti elencati all'interno dell'articolo 61 al comma 2 appunto del decreto legge 18/2020. Fra questi vi segnalo tipo ci sono i bar, ci sono i ristoranti, le imprese di trasporto e tantissime altre. Invito tutti ad andare a vedere quello che prevede appunto l'articolo. Poi ancora c'è la tipologia di versamenti sospesi, perché accanto alle ritenute sul lavoro dipendente ed anche assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi, per le quali tipologie già era previsto qualcosa con l'articolo 8 del comma 1 del decreto legge 9/2020, quindi qui già era prevista una sospensione che era fino alla data del 30 aprile, invece adesso viene prevista la sospensione dell'IVA in scadenza nel mese di marzo. Questo è previsto nel comma 2 dell'articolo 61. Questi versamenti, tutti quelli che ho appena citato, dovranno essere effettuati entro la data del 31 maggio, con possibilità di pagamento in unica soluzione oppure di beneficiare di un versamento ripartito in numero 5 rate. Evidenzio anche che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 12E del 2020 che è stata pubblicata ieri 18 marzo, ha fornito a titolo indicativo anche tutti quelli che sono i codici Ateco riferibili alle attività economiche individuate appunto dall'articolo 8. Vi è poi una disposizione particolare che interessa specificatamente un settore, ovvero il mondo dello sport, limitatamente però alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, le associazioni, le società sportive dilettantistiche e professionali, e qui si applica la sospensione fino al 31 maggio 2020. Tutti questi versamenti sospesi dovranno poi essere pagati, effettuati quindi, senza applicazione di alcun tipo di sanzione né di interessi, in unica soluzione, anche qui entro il 30 giugno però del 2020, quindi non entro il 31 maggio come per le tipologie che abbiamo detto prima, o mediante anche qui una rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno del 2020. Per tutti i contribuenti, poi molto importante, sono sospesi gli adempimenti tributari, quindi diversi dai versamenti e dall'obbligo di effettuare ritenute, che scadono nel periodo intercorrente tra l'8 marzo del 2020 e il 31 maggio del 2020. Rimangono poi inalterati gli obblighi connessi alla precompilata, quindi in particolare entro il 31 marzo, ricordiamoci, data del 31 marzo, devono essere inviate telematicamente le certificazioni uniche, secondo lo scadenzario originale. Ai sensi poi del successivo comma 3 è prevista la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo. Questo vale per tutte le imprese e per tutti i professionisti
a prescindere dal volume dei ricavi o compensi da essi percepiti, che hanno però il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa esclusivamente, ripeto, esclusivamente nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. In entrambi questi due casi i versamenti sospesi saranno poi effettuati senza applicazione anche qui di sanzioni o di interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio del 2020 o mediante rateizzazione anche qui sempre con le 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio del 2020. Chiaro, altro aspetto, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato. Ultimo aspetto, gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno del 2020 senza applicazione di sanzioni. Ed ancora, ai sensi del comma 2 dell'articolo 62, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori alla cifra di euro 2 milioni, da verificarsi ovviamente sul volume d'affari del 2019, sono sospesi tutti i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo del 2020, relativi a ritenute sul lavoro, dipendente e assimilato, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e anche ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Viene poi confermato il differimento previsto per i comuni dell'ex zona rossa per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio nell'allora famoso allegato 1. In particolare vi ricordo erano la Regione Lombardia, Bertone, Castelpurlengo, tutti i comuni che erano citati prima come zona rossa e poi anche nella Regione Veneto c'era il comune di Vaud. Restano ferme le disposizioni poi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 2020, che era quello per la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo del 2020. È chiaro che anche per questi soggetti il versamento dovrà e potrà essere effettuato entro il 31 maggio, quindi viene prorogato 2020, ovvero mediante una rateizzazione anche qui fino a un massimo di 5 rate mensili di importo uguale a decorrere dal mese di maggio del 2020. Originariamente, ricordiamocelo, era prevista come scadenza la fine di aprile in un'unica soluzione. A questo punto l'appuntamento è ai prossimi aggiornamenti che faremo nella giornata di domani. Troverete articoli sia sulle pagine di Finanziamenti News che sulla pagina, poi condivisi sulla pagina Facebook di OK Italia Parliamone. Continuiamo a cercare di fare chiarezza per tutti voi ascoltatori. Grazie.